Ad Ascoli è stato forse uno snodo salvezza decisivo per l'Avellino, ma adesso nelle ultime due servono 6 punti, anche se la vittoria di stasera, di oggi pomeriggio, del Cesena in rimonta contro il Parma complica un po' le cose. Buonasera, benvenuti a 0825, il consueto focus settimanale, domenicale sull'Avellino. Ci ritroviamo a parlare di una bella prestazione, finalmente convincente, soprattutto nei primi 45 minuti. L'Avellino forse meritava di portare via da Ascoli la posta piena, è arrivato solo un punto, ma la squadra di Foscarini, anche considerando il calendario di almeno altre due avversarie, e cioè Cremonese e Novara, potrebbe ancora essere artefice del proprio destino. Subito gli ospiti di stasera, a cominciare dal difensore dell'US Avellino, tra i migliori in campo ieri ad Ascoli, se non il migliore, Lorenzo Laverone. Ciao Lorenzo. Buonasera. L'ex direttore sportivo dell'US Avellino, Antonio Lo Schiavo. Buonasera. E naturalmente Marco Festa. Buonasera Angelo, ben ritrovati. E allora, Lorenzo, parto da te. Dicevo, ieri ad Ascoli un punto preziosissimo in chiave salvezza. Forse, visto il primo tempo, ne meritavate anche 3, ma la cosa importante è che è giusto anche, secondo te, dire che a questo punto siete artefici del vostro destino, perché con 6 punti non è matematica, ma insomma poco ci manca per una salvezza, e le due partite che avete, è vero che bisogna giocarle fino in fondo, le partite tutte fino al 95esimo, però lasciano ampi spazi di ottimismo? Sì, no, è ancora tutto nelle nostre mani, per fortuna, e questa è una cosa importante, nel senso che non dobbiamo aspettare risultati da altri campi, quindi abbiamo due partite comunque difficili, ma comunque è un calendario che ci agevola rispetto alle altre. Adesso rimane che vincere. La partita di ieri, ottimo primo tempo, avete impattato sicuramente meglio dell'Ascoli, vicini al gol in più occasioni, per poi arrivare al gol di Castaldo sul tuo assist. Peccato, perché il pareggio dell'Ascoli è arrivato prima della fine del primo tempo. Magari se fosse terminata con il vantaggio vostro la prima frazione, avremmo assistito ad un altro secondo tempo. Sì, potevamo gestirla in maniera diversa, e ovviamente è arrivato un gol, insomma, su un episodio un po' che potevamo far meglio, e peccato, perché avevamo fatto un gran primo tempo e meritavamo, secondo me, sicuramente più dell'Ascoli. E però comunque ci prendiamo sto punto, che è fondamentale lo stesso. Direttore, una considerazione anche da parte tua sulla partita di ieri. Ci eravamo incontrati venerdì, sì, in centro ad Avellino. Tu dicevi: temo molto questa partita, sicuramente è lo snodo decisivo nel prosieguo poi verso le ultime due. L'Avellino credo abbia superato brillantemente il test. Tu che dici? Sì, come parlavamo l'altro giorno quando ci siamo incrociati, era una partita fondamentale, perché perderla significava pure staccarsi da chi ti precedeva, e quindi alla fine eri quasi con le due vittorie condannato ai play-out, mentre, no, forse addirittura rischiava pure la retrocessione diretta, sì, perché l'Entella ti superava. Mentre questa partita ha dimostrato pure che l'Avellino comunque la partita ha giocata bene, con carattere, è riuscito a strappare un punto importantissimo. Si è pure notata una differenza con l'Ascoli, e forse alla fine, sì, l'Ascoli temeva l'Avellino, perché pure il fatto che, diciamo, negli ultimi minuti sembrava quasi che l'Ascoli gli faceva piacere il pareggio, si accontentasse, sì, non si è vista una squadra arrembante che cercava in tutti i modi la vittoria. Assolutamente. E quindi credo che per, sotto questo punto di vista, è stato importante per l'Avellino aver raggiunto questo tipo di risultato. Adesso è normale che ci sono due partite che l'Avellino deve assolutamente vincere, perché vincendole credo che la salvezza sia matematica, visto gli incroci di partite che ci sono tra squadre che lottano per essere promosse, giocare playoff o per non retrocedere. Quindi credo che le due vittorie mettono al riparo da qualsiasi tipo di sorpresa. Marco, la partita di Ascoli, anche nelle tue considerazioni, aggiungendo che questa vittoria del Cesena oggi contro il Parma in rimonta rocambolesca, era sotto 1-0 fino all'85esimo, praticamente poi la doppietta di Moncini ha ribaltato tutto in un Manuzzi
insomma, ebro di gioia. Considerazioni sull'Ascoli e considerazioni anche un po' sul cammino. Io sono andato un po' a naso e ho visto che almeno due tra Cremonese, Novara e Cesena difficilmente, secondo me, possono arrivare a 48, cifra invece più alla portata dell'Avellino. Ti sottopongo questi due temi, la partita di ieri e questo secondo. Sì, no, alla vigilia della partita di Ascoli avevamo detto che il pareggio era fondamentale, ovvero non perdere era fondamentale. Credo che a prescindere dalla vittoria del Cesena si confermi un punto importantissimo e possa confermarsi così quello che l'Avellino ha conquistato al Del Duca. I punti potrebbero bastarne anche 4, perché c'è il Novara con cui l'Avellino ha gli scontri diretti a favore e quindi qualora l'Avellino dovesse battere, come è indispensabile, venerdì prossimo lo Spezia e in caso di passo falso del Novara a Perugia, allora si potrebbe concretizzare anche questa eventualità. La prestazione è stata molto importante, quella offerta dall'Avellino, perché si arrivava da una coda molto tesa alla fine della partita col Cittadella. È stato bravissimo, secondo me, Foscarini già nell'immediato post partita a far rimanere tutti sul pezzo, a tenere la squadra concentrata. Il ritiro di Colli del Tronto ha fatto bene e nonostante le consuete difficoltà di organico, D'Angelo anche ieri non ce l'ha fatta scendere in campo, si è inventato questo 4-1-4-1 Foscarini, che poi è diventato un 4-3-3 davvero brillante per come l'Avellino ha tenuto il campo. Sia chiaro, anche contro il Cittadella l'Avellino aveva giocato una buona partita e poi è chiaro che tutte le valutazioni sono state condizionate dal risultato negativo, ma questa è una squadra che finalmente gioca a calcio, produce occasioni da rete. Poi ieri è riuscita anche a sbloccarsi dopo 4 turni di digiuno con questo gol di Castaldo che stiamo vedendo, l'11° stagionale, e quindi sicuramente un pizzico di rammarico lo ha lasciato questa partita, perché per la mole di gioco che l'Avellino ha saputo sciorinare, per le occasioni che ha prodotto, fosse tornato in Irpinia con l'intera posta in palio non ci sarebbe stato molto da dire. Però è chiaro che questo è l'ulteriore testimonianza di come l'Avellino abbia giocato bene ieri. Un punto però alla vigilia chiunque avrebbe firmato, quindi adesso bisogna concentrarsi sulle ultime due. È un'altra partita importante anche per Vercelli Ternana, perché l'auspicio è che l'Avellino possa arrivare a Liberati con la Ternana già retrocessa. Sì, un Ascoli quasi mai pericoloso, se non in occasione del gol di Pinto, azioni sempre piuttosto estemporanee, confuse. L'Avellino invece ha mostrato, ripeto, soprattutto nella prima mezz'ora, di essere assoluto padrone del campo e, ripeto, avrebbe potuto capitalizzare maggiormente. Naturalmente numeri di telefono per intervenire in diretta e con SMS e WhatsApp che vediamo in sovraimpressione. Diamo anche il tempo alla regia di vedere risultati e classifica dopo la 40ª giornata, così ci rendiamo un attimo conto anche di quello che stiamo di cui stiamo parlando con i numeri. Questi risultati: l'1-1 del Del Duca, Bari Perugia 3-1, Cittadella Brescia 2-2, 1-0 del Frosinone al Carpi, 1-1 tra Novara e Pescara, l'1-0 della Salernitana all'Entella con i cugini Granata che hanno fatto un favore agli irpini, Spezia Provercelli 5-1, ha dilagato lo Spezia, prossimo avversario venerdì al Partenio, Ternana Palermo 2-3, per poco la Ternana non la riacciuffava, sotto 3-0 nei minuti finali ha prodotto il massimo sforzo, è andata 3-2 ma non ce l'ha fatta a pareggiarla. Venezia Foggia 2-1, Cesena Parma 2-1 oggi in rimonta, abbiamo detto i romagnoli. Domani chiude Empoli Cremonese, anche qui speriamo che l'Empoli non faccia brutti scherzi e non sia in vene di ulteriori festeggiamenti, perché già 2 settimane fa lì in casa nel giorno della promozione fece 1-1 con il Novara, poi settimana scorsa ha pareggiato con il Carpi. Non vorrei che l'Empoli abbia un po' mollato, sarebbe anche giustificabile in un certo senso vista la promozione acquisita. Comunque staremo a vedere come andrà ad Empoli e vediamo la classifica adesso, segnatamente per quel che riguarda le zone basse della classifica. Il Cesena che con questa vittoria di oggi si è issato a 46, Brescia e Pescara sono quasi
del tutto fuori, Cremonese 44, Novara 43, Avellino ed Ascoli 42. Paradossalmente Avellino e Ascoli forse hanno le partite più abbordabili e quindi, come diceva anche Cosmi ieri, potrebbero salvarsi entrambe con 6 punti evitando i play-out. Entella 41, Ternana e Provercelli 37, con Ternana e Provercelli che hanno già praticamente un piede e mezzo in Serie C. L'Entella che ha esonerato proprio oggi Alfredo Aglietti dopo la sconfitta di Salerno, squadra affidata all'ex capitano Volpe. Questo è il quadro della situazione con risultati e classifica. Andiamo al telefono per il primo telespettatore. Buonasera. Buonasera Angelo, sono Antonio. Ciao Antonio. Innanzitutto saluto Marco Festa e tutti i vostri ospiti. Sì, sinceramente un po', diciamo, sicuramente era fondamentale non perdere Ascoli, però io avevo preferito una vittoria, anche perché avevamo le qualità e potevamo anche strappare i 3 punti, però meglio quel punto che niente sicuramente. Speriamo domani che l'Empoli non... Come ci hai detto tu, non sì. Si è ancora in bene ai festeggiamenti e finalmente, lasciate come dire, abbiamo visto il vero Laverone, ha fatto veramente una bella partita, anche se secondo me una piccola tirata d'orecchio per quella ammonizione la dobbiamo fare, dobbiamo dirlo, perché un giocatore come lui secondo me è imprescindibile per questa squadra e soprattutto tenendo in considerazione gli infortuni e la poca condizione, queste ammonizioni ingenue secondo me si possono evitare. Grazie Antonio. Allora Lorenzo, mettiamo un attimo il dito nella piaga perché dalla partita abbiamo recuperato il momento del tuo giallo, lo rivediamo anche perché era sfuggito negli highlights sia nei 90 secondi che nei 4 minuti, lo abbiamo recuperato dall'integrale della partita. Chiedo ad Aldo Fenizia in regia se mi recupera adesso il momento del giallo alla Verone. È questo. Anche se anche nella partita integrale si perde il momento, è stato un gesto impulsivo da parte di Lorenzo che gli ha causato questo giallo, però lo possiamo dire, primatista di presenze, 37, sì. Le ha giocate tutte, la diffida, è stato bravo a non incappare nell'ammonizione per tantissime partite, era da molte che era in diffida, quindi purtroppo è un'assenza pesante perché la situazione è sempre molto particolare in infermeria, però può capitare, quando si è nel campo c'è tutto un altro clima, è facile da fuori bollare i calciatori come ingenui, sicuramente è un peccato perché non è un'ammonizione venuta durante un contrasto o cose del genere, però è capitato e pazienza. Sì, Lorenzo, comunque episodio che non macchia, un'ottima partita da parte tua. Dicevo dell'assist a Castaldo in occasione del gol, poi nel secondo tempo hai fatto una diagonale su Monachello verso la fine decisiva, forse nell'unica azione pericolosa dell'Ascoli nel secondo tempo. Sì, no, mi ricordo, è stata importante perché Monachello era davanti al portiere, quindi insomma sono contento che sia andata così, insomma, così con tutti quelli che mi dicono che non so difendere ho fatto una cosa positiva, dai. Sei stato utile tanto in fase di proposizione quanto in fase difensiva ieri. Tra l'altro il pareggio, perdonate se cambio argomento, è molto importante anche in virtù della gara di andata, era finita 1-1, quindi questo è un dato che abbiamo rimarcato poco ed è opportuno farlo perché in caso di arrivo a pari punti abbiamo detto se il Novara fa un passo falso, anche un pareggio a Perugia, allora la situazione degli scontri diretti, vedi com'è decisiva, all'Avellino potrebbe bastare anche pareggiare a Terni in quel caso, per questo i 4 punti, davvero bisogna concentrarsi però sul proprio di cammino, è inutile, ho sentito anche discussioni sui social relativamente al fatto che la partita la si dovesse giocare in contemporanea con le altre, che dovevano tutte adeguarsi all'anticipo dell'Avellino. In realtà, probabilmente, se l'Avellino vince, anzi sicuramente mette pressione alle avversarie, e comunque è meglio concentrarsi senza fare troppe congetture sul proprio di cammino che con questo pareggio ad Ascoli è tornato nelle proprie mani. Allora, Antonio Alfano da Castel San Giorgio Biancoverde, ieri sono stato ad Ascoli, ho visto una squadra combattiva, così vi voglio vedere questi ultimi 180 minuti di gioco, forza ragazzi, io ci credo, non mollate. E poi per la Verone chiede un telespettatore perché si prendono sempre gol un po', lui usa l'espressione da polli? Bella domanda.
No, sicuramente quest'anno ne abbiamo presi tanti di gol. Certo, sono episodi dove potevamo fare meglio in tante situazioni, però come quella ad Ascoli, però per dire col Cittadella siamo stati anche sfortunati e quello si è inventato... Bartolomei, sì. Sì, Bartolomei si è inventato un gol pazzesco. E anche lì, una partita dove il primo tempo l'avevamo gestita bene, poi prendi un gol del genere da 40 metri e poi dopo si vede tutto nero. Però anche in quella partita lì, secondo me, l'atteggiamento era stato giusto. Sì, sì, lo abbiamo sottolineato, soprattutto nel primo tempo l'Avellino giocò assolutamente una partita alla pari con il Cittadella. Altro tifoso al telefono, buonasera. Ciao Angelo. Ciao Mario. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie Mario. Sì, tutto bene, ma potevamo vincere ad Ascoli se ci mettevano un po' di impegni di più. Sì, hai ragione. Comunque il punto assolutamente da non buttare, Mario. No, un punto da non buttare. Il migliore per me è stato la Verona. Ed è qui in studio. Grazie, salve. Capito? Va bene, sì, ho capito Mario, grazie. Speriamo bene, ma qui bisogna dire al presidente non bisogna mai soffrire più, ma sempre tutti gli anni. Mi sono usciti i capelli bianchi, Mario, che devo dire? Più di questo, non gioco mica. Speriamo bene con la Spezia, speriamo bene. Speriamo, Mario, speriamo e speriamo insomma che dall'anno prossimo le sofferenze possano essere alleviate, come dici tu. Va bene, grazie. Aspetta, Angelo. Sì, scusa. Dimmi. Ma come mai che ha fatto quella formazione ieri? Adesso ne parliamo, adesso ti rispondiamo. Ma io non sento, però non ti vedo però, Lasciamo il telefono aperto. Ti lasciamo in linea qualche minuto. La scelta di Wilmots ieri, direttore, anche se è vero un po' forzata, però poi alla fine ha pagato, ha giocato un'ottima partita Wilmots. Sì, in effetti è stata una sorpresa per tutti averlo visto in campo. Sì. Però poi la fiducia che ha dato il mister è stata ampiamente ripagata, infatti pure nei commenti di Sky spesso veniva rimarcata la prestazione di Wilmots. Credo che diciamo, sono quelle prestazioni che in momenti topici dell'annata diventano fondamentali anche da quei giocatori casomai meno utilizzati e di cui meno ti aspetti una prestazione del genere. Wilmots è bravo, si vede pure in allenamento, c'ha una grandissima tecnica, poi è chiaro che è giovane, ha bisogno di ambientarsi, di fare tutto un percorso di crescita, la Serie B è un campionato molto duro, però ieri ho trovato molto bello il gesto di Castaldo prima del fischio d'inizio, che ha preso Wilmots, gli ha battuto le mani sul petto, gli ha dato la carica, ha detto di andare duro nei contrasti. E il ragazzo l'ha assorbito questo messaggio e poi lui è uno che verticalizza molto, ha una velocità di circolazione della palla, sa darla molto importante. È chiaro che può essere anche lui con la sua freschezza, visto che ha giocato un po' di meno con un Avellino falcidiato, una risorsa per queste ultime due partite. Allora, altro tifoso, Gerardo, per il calissimo Lorenzo, un parere sul ritiro, credo sia stato molto utile e forse ce ne sarebbero voluti molti altri. Il ritiro a volte può essere una cosa positiva, a volte no, nel senso che in questo momento forse era la cosa più giusta, anche perché comunque il viaggio era un viaggio di 5 ore, quindi farlo il giorno prima in pullman poteva faticare un po', quindi è stato positivo e siamo stati insieme, ci ha dato il tempo per riflettere su una partita fondamentale, quindi i ritiri vanno fatti nella maniera giusta e con un criterio, non perché la squadra perde. No, poi magari, direttore, c'era stato anche l'episodio della contestazione, no? Alla fine del match contro il Cittadella, quindi si è voluto anche un po' isolare l'ambiente, fermo restando che già un paio di giorni dopo la Curva Sud aveva stemperato quella contestazione dicendo noi ad Ascoli ci saremo, non faremo mancare il nostro supporto, però la società ha voluto comunque isolare i giocatori dall'ambiente in quel momento un po' più teso. Vabbè, sicuramente alle volte fare di tiro è importante per ritrovare quella serenità, quella concentrazione che ti permette di affrontare il match al meglio, come delle volte i ritiri possono essere controproducenti perché
e soprattutto quando si sta in situazioni particolari, si sta chiusi in un contesto dove alla fine riparli sempre delle stesse cose, sì. E quindi anziché casomai darti quella tranquillità te la toglie. Però nel caso specifico penso che era opportuno, visto quello che c'era stato nel post partita con Cittadella, anche se poi è normale che a fine partita ci può essere la rabbia del tifoso che comunque non fa mancare il suo apporto e il calore verso la squadra, e l'ha dimostrato poi pure ieri ad Ascoli. Poi in fondo è stato un mini ritiro, insomma un giorno e mezzo prima, no, la partenza rispetto a quando era fissata, no Marco? Sì, no, ma una scelta alla fine opportuna, perché è chiaro che poi dopo quello che è stato il finale di partita, anche avere un pizzico di serenità in più non è che guastava. La curva, ha detto bene, con un post di Franco Iannuzzi, sì. Ha detto, insomma, è stato un momento di sconforto per il risultato, reazione a caldo, eh. Però grande maturità dei tifosi in tutto questo finale di stagione, al di là di quella reazione, perché la vicinanza la stanno dimostrando alla squadra, e anche ieri erano belli rumorosi, si sono sentiti e come. Allora, buonasera, volevo un parere da voi, se dopo la clamorosa vittoria del Cesena, anche con due vittorie, ho paura che potremmo non farcela, fermo restando che dobbiamo vincere noi, ma diventano fondamentali le gare Empoli-Cremonese e Perugia-Novara, nonché Entella-Frosinone, in quanto se il Frosinone vince a Chiavari, automaticamente l'Entella retrocede e l'ultima va a giocare contro il Novara, per cui se il Novara vince a Perugia fa 6 punti e si salva e noi staremmo nei guai. Comunque ieri abbiamo perso 2 punti, dice Luciano D'Avellino. Qui ci impelaghiamo in una discussione con i numeri complicata, però chiedo ad Aldo Fenizia di proporre, magari già adesso rispetto a quando gliel'avevo chiesto, la tabella con le ultime giornate delle squadre invischiate nella zona playout e nella zona retrocessione. E allora, la Cremonese deve ancora giocare questo turno, 44 punti con Empoli, Venezia e Cesena. Il Cesena è a 46, gli restano Palermo e Cremonese. Il Novara, 43 punti, deve giocare con il Perugia, che è quasi certo dei playoff, e contro l'Entella, che già lì potrebbe essere retrocessa. L'Avellino, Spezia e Ternana, lo abbiamo detto. L'Ascoli, Pescara e Brescia, potrebbe anche l'Ascoli fare 6 punti, anche se la squadra vista ieri non so quanto ne sia capace, in grado, visto il gioco che ha espresso. Entella 41 con Frosinone e Novara, un brutto calendario. Ternana e Provercelli, l'ho detto, la speranza per la Ternana è che vinca a Vercelli e che diminuiscano le distanze rispetto alla zona playout, perché se così non fosse l'Avellino all'ultima troverebbe una Ternana di fatto già retrocessa. Secondo te, direttore, oggettivamente Cesena, Cremonese e Novara quanti altri punti possono fare? Ma, per assurdo, anche la vittoria di domani della Cremonese ad Empoli, poi la domenica il sabato successivo ci sono due partite fondamentali pure per la lotta alla promozione diretta, che è la partita di Venezia. Cesena che va a Palermo, la Cremonese ospita il Venezia. Col Venezia. E quindi poi all'ultimo ci sta Cesena Cremonese. Quindi io credo che proprio l'intreccio di queste partite, il Perugia comunque deve stare attento al Foggia, sì. Quindi non è che può regalare sì. L'intera posta al Novara. Anche se è difficile per sì. Il Foggia. Però comunque 5 lunghezze. Il posizionamento del sì. Perugia sì, sì. Non è secondario. Quindi ci sta tutta una serie di intrecci, perché chi sta lottando poi per i playoff è importante pure il piazzamento, perché casomai arrivare terzo o quarto ti permette di di avere il turno di riposo e giocare direttamente la semifinale. Quindi non è niente scontato. Io credo che senza fare tanti calcoli, la cosa fondamentale è che l'Avellino faccia i suoi punti e poi vede le altre. Però, come ipotizzavo io, è difficile che tutte e tre, Cesena, Cremonese e Novara, arrivino a 48. Almeno questa è una mia valutazione. Lorenzo, ma voi questi calcoli, però onestamente, li fate? Cioè tutte queste tabelle, le seguite? No, ora a questi livelli no, però comunque noi siamo concentrati sulle nostre partite, perché comunque noi sicuramente se vinciamo queste due partite siamo salvi. Sì. E quindi i calcoli poi, se ci sarà bisogno, li faremo all'ultima partita. E guardando i risultati di questa giornata, della prossima giornata, però
ora come ora noi dobbiamo vincere con lo Spezia in tutti i modi, poi quello penso sia la prima pietra da mettere. Anche perché se non vince voglio di fare calcoli, quindi no, nel senso quello è il succo. Tra l'altro adesso non ricordo chi degli allenatori ieri nel post partita diceva è uscito il segno 1 a Salernitana Entella che sembrava invece la partita con il pareggio già scritto. Quindi insomma questo anche a testimonianza del fatto che non bisogna mai stare sereni nel calcio, non bisogna mai dare nulla per scontato, no Marco? Sì, io credo che poi al di là di tutti i possibili incastri, due partite in particolare credo che possano essere decisive. La prima è Provercelli-Ternano, lo abbiamo detto, sì. Ma l'altra è davvero Perugia-Novara. Perugia-Novara, per sì. Il fatto di scontri diretti non è secondaria questa cosa, basterebbe anche un pareggio perché ci si mette nella condizione di andare a più 2 sul Novara, non ricordo benissimo adesso la classifica, attimo, se la, sì. La rivediamo possibilmente Aldo, una vittoria sullo Spezia. Qualora vincessimo no, 45 a, punti. a più uno sul Novara, se il Novara pareggia a Perugia. In caso però di sconfitta del Perugia, del Novara a Perugia, sì, a più 2. Allora più 2 e basterebbe in quel caso un pareggio, un punto eventualmente all'ultima con la Ternana, perché se anche la Ternana, la Novara aggancia l'Avellino, si arriva a pari punti ma l'Avellino è davanti, assolutamente, quindi anche questo ragionamento. Però bisogna vedere poi anche l'Ascoli cosa fa. Sì, però l'Avellino è in vantaggio attualmente per la classifica avulsa con l'Ascoli. È vero, è vero. Ci sono è vero. Una marea di combinazioni, però è in vantaggio attualmente. Assolutamente, no, è vero. Differenza reti. È vero. Sergio da Borgo Manero, che ci segue via streaming, un saluto a tutti per la Verone, il cuore oltre l'ostacolo venerdì. Sarò presente al Partenio per gioire con una vittoria. E poi, altro messaggio. Buonasera a tutti in studio, volevo fare una tiratina d'orecchio a Lorenzo perché avevamo tanto bisogno di lui con lo Spezia, scrive simpaticamente questo telespettatore Lino da Cervinara. Comunque a parte questo volevo chiedere a Lorenzo lo stato d'animo dello spogliatoio dopo questo punto di Ascoli e in vista di queste due finali. Lorenzo. No, lo spogliatoio è positivo, nel senso siamo un gruppo molto unito anche in tutte le difficoltà che ci sono state quest'anno, che insomma voi lo sapete, sono state veramente tante, e all'interno ancora di più, perché comunque tra infortuni una cosa e l'altra è stata un'annata un po' tosta. Quindi per fortuna abbiamo un ottimo gruppo, siamo tutti ragazzi uniti e lo spogliatoio rema tutto alla stessa parte, siamo veramente uniti e compatti per raggiungere questo obiettivo, quindi sotto questo punto di vista è la nostra forza, diciamo. Hai toccato un tasto dolente, gli infortuni, perché l'Avellino continua a perdere un pezzo a partita, un giocatore a partita. Ieri è stata la volta di Riccardo Marchizza, per lui Marco stagione finita mi sembra. Sì, no, assolutamente. Possiamo vedere le immagini intanto del momento del suo infortunio, sì, le commentiamo. Purtroppo c'è l'infortunio quotidiano, l'Avellino è incredibile, anche rispetto alla gestione dei cambi, a gara in corso influisce in maniera netta, doveva entrare Morosini al posto di Castaldo alla fine, quindi Foscarini comunque stava provando anche un guizzo finale a trovarlo dalla panchina e invece poi dovuto entrare Krešić. Marchizza, stagione sfortunatissima la sua, perché non è riuscito tra impegni con l'Under 20, posizionamento per larghi tratti della stagione in un ruolo non suo, dimostrare il suo valore, la chiude così la sua stagione in maglia bianco-verde con questa distorsione a un ginocchio, dovrà fare degli accertamenti, però vedi come piange, io credo che insomma ci sia poco da fare, anche perché poi si gioca di continuo, ormai le partite sono solo 2, il 18 è l'ultima giornata, il tempo per recuperare oggettivamente non c'è, con l'auspicio che la risonanza possa non restituire cose particolarmente negative. Queste sono le immagini dei soccorsi con la barella che dovete entrare in sì. campo, e sono immagini che purtroppo lasciano sperare poco di buono. Allora, nessun calcolo, vincere è l'unico obiettivo, venerdì partita da dentro o fuori, ma niente pressioni, bisogna giocarcela. Forza Lupi, Toni da Palma Campania. No, ritorno su Marchizza. Direttore, ci sono poi delle stagioni che piove sul bagnato, ad infortuni si sommano altri infortuni. Come diventa difficile anche la gestione del gruppo nella settimana, gli allenamenti tra un direttore sportivo, un allenatore? Cosa ci si dice? Come ci si spiega anche tanti... Beh, purtroppo tante coincidenze, però spesso non è solo casualità, no? Ah, cioè il calcio purtroppo sono delle annate che ti va tutto per il verso giusto, da un palo, una traversa, da un rigore, da un gol sbagliato, come gli infortuni. E quest'anno c'è da dire che all'Avellino gli è capitato
di tutto e di più. Certamente non è stato facile e agevole il lavoro sia da parte di Novellino in precedenza e oggi di Foscarini. Sembrava che con la prima partita Foscarini era riuscito a trovare la quadratura del tutto, stava recuperando pure dei giocatori, e poi ci si è messa anche sulla sua gestione una serie di infortuni a catena. Certamente, ripeto, non dà serenità, non dà tranquillità, ed è normale che poi ne risente tutto il gruppo, però almeno sotto questo punto di vista, soprattutto la partita di Ascoli, hanno dimostrato che anche nella difficoltà, nella sofferenza, si sono ricompattati. Avelino, che già aveva perso e credo non ritroverà in queste ultime due partite, Derisio, sì. Quindi adesso si aggiunge anche a Marchizza. Anche per lui stagione finita. La partita col Perugia, il direttore ha usato un esempio lampante della stagione dell'Avellino. Partita brillante, 2-0 senza storie, Pecorini, D'Angelo e Falasco in un solo colpo, è davvero incredibile. C'è un discorso relativo alla sfortuna per quanto riguarda infortuni di natura traumatica, un altro discorso che va fatto a fine stagione riguardo soprattutto alle muscolare. Recidive muscolari che sì. Non possono essere un caso così tante, e una riflessione seria va fatta perché non ci si può trovare con l'acqua alla gola, perché in campo ci vanno i giocatori e se non possono scendere in campo poi è normale una flessione nei risultati. Sì, assolutamente. Dopo poi ci aggiorni anche sulle condizioni di Pecorini in vista dello Spezia. Rientrerà sicuramente dalla squalifica Falasco. Primo break pubblicitario con due aggiornamenti. In Serie A, al termine del primo tempo, la Roma è avanti 1-0 a Cagliari grazie al gol di Under. Per quanto riguarda il basket, al termine del secondo quarto, quindi all'intervallo lungo, Scandone avanti di 5 a Bologna. 28 Virtus, 33 per la Scandone. Andiamo in pubblicità, tra poco. Allora, rieccoci in studio, 0825, abbiamo subito un tifoso al telefono. Buonasera. Ciao Angelo, buonasera, sono Marco. Ciao Marco. E un saluto a tutti, in particolare alla Verune. Grazie. Ciao. Allora Angelo, dobbiamo ripartire dalla prestazione di Ascoli, perché l'Avellino ha giocato bene, non bene ma benissimo, quindi io sono fiducioso di vincere tutte e due le partite con la Spezia e Ternana, ci salviamo direttamente, perché comunque oggi la vittoria del Cesino ci ha complicato un po' i piani, però noi allo stadio venerdì saremo in massa, dato che il presidente ha messo anche i biglietti bassissimi, quindi ci saremo tutti quanti, speriamo bene. La Veruni, mi raccomando, tira da lontano, centrocampo, una deviazione, non rigore, basta che la buttiamo dentro e ci portiamo i tre punti a casa. Forza Lupi, non ci sarà Marco La Verone con lo Spezia. Ah già, squalificato, vabbè, però ci sarà fisicamente, non fa niente. Idealmente sarà in campo, sarà in campo, va bene. Io già stavo pronto, perciò ho detto così, già sto carico. Va bene. Ciao. Gennaro da Palma Campania, volevo chiedere alla Verone, che saluto, se i cross sono il suo piatto forte. Diciamo che insomma è sempre stata una cosa, un'arma a mio favore, diciamo, perché da terzino riesco ad arrivare più facilmente rispetto a quando gioco più alto, perché comunque arrivare da dietro mi piace di più, sì. Anche se la squadra riesce a giocare è molto più facile, come il primo tempo di ieri, sono riuscito ad arrivare 4-5 volte a mettere la palla. E preferisco mettere dal fondo, arrivo poche volte, preferisco metterla prima verso, dalla tre quarti anche un po' prima della tre quarti, infatti sempre anche negli anni passati tutti insomma gli assist che avevo fatto sono stati dalla stessa posizione più o meno, quindi diciamo che ce la teniamo stretta sta cosa, si può sempre migliorare, cerchiamo di migliorare anche questo aspetto. Certo. Avellino Vicenza 0-1, uno di questi cross, sì, per ricordo, Cocco, girata Cocco, magnifica, sì, sì. È davvero la specialità perché la mette tesa con i giri. Lo ricordo, era la partita di un gol regolare annullato a Comi, mi sembra, qui al Partenio. Sì, Avellino Vicenza 0-1. Al telefono altro telespettatore, buonasera. Buonasera a tutti. Signora Maria, salve. Buonasera. Sentite, io volevo dire una cosa a Lorenzo. Sì. Lorenzo, per cortesia, non vi cullate sui risultati degli altri, badiamo le cose nostre e voglia fare calcoli se non vinciamo noi.
Badiamo a Stoto, fidarsi è bene, dice un vecchio detto, non fidarsi è meglio. Guardiamoci noi le spalle nostre. Fate una partita come quella con il Perugia, giusto come punto di riferimento, e non ce ne sarà per nessuno. Io con il Cittadella ho pianto tutte le mie lacrime nello stadio e sono stata 2 giorni da schifo e dire poco. E considerate che non sto bene in salute, io non sono mai mancata allo stadio e non mancherò mai. Di là mi porterà via solo la morte. Mi raccomando ragazzi, fateci questo regalo e ricordatevi che Avellino non dimentica nel bene e nel male chi dà l'anima nel campo, verrà ricordato per sempre e sarà sempre gratificato da noi. Vi voglio bene a tutti, però mi raccomando, fai passare, mi dispiace che tu non ci sei, mannaggia, però chi entra a posto tuo deve fare la stessa cosa, sudare la maglia. Giocate da veri 11 lupi, non vogliamo vedere Agnellini sacrificati in campo, ma lupi veri. Mi raccomando, una partita come con il Perugia. Non ci cogliamo che lo Spezia ci regala la partita. E poi Angelo, voglio dire una cosa. Sì. La Salernitana non ci ha regalato proprio niente. No, ha detto ha fatto un favore, non è che no, ha regalato. Non ha fatto un favore, non ha fatto un favore. Il favore ce l'abbiamo fatto noi a loro. Con la partita di andata, 2-1. E allora là il favore che l'abbiamo fatto noi, non lo sanno. Vabbè, in parte, dai, parzialmente ieri hanno restituito questo favore. Va bene, grazie. Vabbè, signora Maria. Un abbraccio a tutti, mi raccomando, Lorenzo. Grazie. Vincenzo da Castel San Giorgio Biancoverde, tutti allo stadio per salvare la categoria, non bisogna venire a festeggiare soltanto le promozioni ma anche difendere la categoria, saremo noi tifosi a vincere. Allora Lorenzo, la signora Maria fa bellissimo intervento, volevo lasciare un po' la parola a Lorenzo anche per dare soddisfazione alla signora Maria. No, ha detto una cosa giustissima, di non guardare il risultato degli altri e quello che fanno gli altri, perché comunque poi se non vinci le partite, poi quello che fanno gli altri non conta niente. Quindi no, posso rassicurare la signora che comunque noi ci teniamo tantissimo, perché è il nostro lavoro, è la nostra passione, nessuno ci guadagna se la squadra va male, anzi il contrario. Quindi noi sicuramente dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'attaccamento non mancheremo, sperando che comunque le cose, la partita vada bene e ce la metteremo tutta fino in fondo nonostante tutte le difficoltà. Allora, tu prima parlavi di cross, no? Di assist, quest'anno ti sei scoprto anche un po' tiratore da fuori con 3 gol, la doppietta al Cittadella, il gol in quel maledetto derby d'andata contro la Salernitana. Noi abbiamo preparato una clip con i gol e gli assist di Lorenzo Laverone, la vediamo.
E allora il principe del cross, prendendo spunto anche dalla colonna sonora dei Queen, il gol forse più importante è quello l'anno scorso a Pisa, tra l'altro con la complicità dell'attuale compagno di squadra di Tacchio. Quello fu un gol su cui, insomma, attraverso cui metteste una seria ipoteca sulla salvezza, anche se poi dopo traballò ancora un po' la classifica. La giocata più difficile o comunque più importante di queste che abbiamo visto? Ma penso il secondo gol di Cittadella, che giocavo terzino in quel momento perché era stato espulso pure Swagger, se non mi ricordo male. Sì. Rigore appena sbagliato, tra l'altro, da loro. Appena sbagliato. Sul capovolgimento di fronte, spizzata di Castaldo. Sì, è gol sì, tuo. C'è stato un lancio addirittura dalla tre quarti di Falasco. Io non so perché mi era preso di tagliare il campo. E niente, Gigi è riuscito a toccarmela, poi lì è tirato a caso, distinto e è andata bene. Sì, quella me la ricorderò sempre. Direttore, che giocatore è Lorenzo Laverone? Grande d'utilità, difensore, centrocampista, spesso l'abbiamo visto anche un po' adattato in ruoli non suoi. Che giocatore è? Ma alla fine, proprio il fatto che è stato adattato in tanti ruoli, comunque ha dimostrato sempre poi di abnegazione, impegno, costanza, anche se delle volte forse non in modo concenale come è stato utilizzato, però questo dimostra la grande professionalità e il professionista che è. Allora Marco, ieri è intervenuto il presidente Taccone a 0825, ha parlato di tanti temi, dopo lo andiamo ad ascoltare sui biglietti, questa cosa dei biglietti magari ci anticipi qualcosa, i prezzi stracciati con lo Spezia, già c'era la promozione, un unico biglietto ricordo, Cittadella Spezia. Poi ha parlato anche del futuro societario, di Foscarini, di Wilmots, come al solito, insomma, un fiume in piena il presidente Taccone. Ti chiedo però un passaggio sui biglietti per lo Spezia, innanzitutto. A mezzogiorno, con un comunicato che possiamo dire, con l'aiuto di Aldo in regia, è arrivata la comunicazione, la curva 2 euro, un ulteriore incentivo a gremire gli spalti del Partenio Lombardi. Credo che davvero adesso, come mai, c'è bisogno di una grande passione, perché il fattore campo, se così si chiama, deve diventare tale soprattutto venerdì sera. C'è la possibilità di lavorare, di andare allo stadio anche con questa politica che poi non solo nella curva porta dei prezzi agevolati anche negli altri settori. Mi sembra che sia stata accolta con grande entusiasmo questa iniziativa ulteriore, e anche chi aveva acquistato il biglietto unico, Angelo, devo dire che l'ha incassata bene. Adesso conta solamente spingere l'Avellino verso la salvezza, euro più, euro meno, l'importante sarà esserci, e quindi assolutamente l'invito che ha fatto la società anche con il titolo scelto per il comunicato non è stato casuale. Direttore, questo è il momento anche di ricompattarsi, no? Una componente fondamentale come quella del tifo, lo abbiamo detto già in settimana in una maniera molto giudiziosa, la Curva Sud aveva espresso il proprio sostegno, il proprio attaccamento alla squadra, mettendo da parte le tensioni, le polemiche. Questo gesto della società, invocato a lungo anche dai tifosi, bisogna dirlo, alla fine è arrivato da parte del presidente Taccone. Ma io credo che sia al momento, ma forse una cosa andava pure già fatta qualche settimana fa, è quella proprio di fare in modo che ci sia una coesione tra tutte le componenti, proprio perché la salvezza dell'Avellino, mantenere la categoria, ne va nell'interesse di tutti, della proprietà, della città, dei calciatori, dei tifosi, della stampa. Quindi delle volte portare avanti le polemiche certamente non aiuta e alimenta soltanto tensione e nervosismo. E credo che questo di oggi di Taccone è stato un bel gesto distensivo verso tutto l'ambiente, per far capire che adesso bisogna veramente, in queste due partite, essere compatti e raggiungere l'obiettivo. Lorenzo, vogliamo lanciare un appello allora ai tifosi per vedere finalmente un Partenio pieno venerdì sera? Un Partenio che troppo spesso è stato semivuoto, poi adesso le colpe, non è questo il momento di dire se per i prezzi troppo alti, se per il disimpegno da parte di alcuni tifosi, le televisioni che condizionano, non è questo il momento di andare a cercare le colpe di chi ha reso questo Partenio semivuoto, però adesso venerdì deve
essere pieno zeppo come un uovo. Sì, deve essere la nostra arma in più, quella che c'è sempre stata al Partenio e che magari ultimamente è venuta a mancare per una serie di motivi e magari anche di colpe nostre. Però adesso non c'è più tempo di pensare al passato, adesso c'è questa partita che è fondamentale e noi sappiamo quello che i nostri tifosi ci possono dare, quindi la loro spinta in campo per noi sarà fondamentale. Sarà fondamentale. Allora andiamo ad ascoltarlo il contributo del presidente Walter Taccone su questa politica dei prezzi stracciati per i biglietti contro lo Spezia da derby di ieri sera. Se dipendesse da me farei entrare tutti gratis, insomma, ma sto di certo che questo non è possibile. E quindi metteremo un biglietto posto a 1 euro, a 2 euro, adesso vedremo, quello è il minimo che possiamo fare. E ringrazio naturalmente le persone che fino adesso ci hanno seguiti, scusandomi con loro perché avevo già fatto una promozione per le due partite, quella precedente del Cittadella e quella prossima che dobbiamo fare venerdì, e mi dispiace per loro che hanno fatto un biglietto un po' più caro, però mi devono capire i tifosi. Adesso abbiamo necessità di avere uno stadio pieno, abbiamo la necessità di avere un pubblico che spinge i ragazzi ad una vittoria fondamentale, perché prendendo i 3 punti contro lo Spezia sicuramente l'Avellino, non dico che è salvo, ma insomma potrà andare a fare l'ultima partita a Terni con una certa serenità e tranquillità. Ok, questo era Taccone sui biglietti a 2 euro, giusto? A 2 euro adesso è ufficiale. Questo 2 era... euro la curva, poi gli altri settori erano leggermente maggiorati, però maggiorati, parliamo sì. 2 euro la curva. L'intervento di Taccone era ieri, prima poi del comunicato ufficiale della società. Buonasera, sono Gennaro di Avellino, volevo fare i complimenti alla Verone per la sua stagione, vogliamo vincere a tutti i costi venerdì sera contro lo Spezia, come sempre saremo in tanti anche l'ultima di campionato a Terni. Per conquistare questa salvezza faccio un grosso saluto a Marco Festa. Ciao, Gennaro da Avellino. E poi ciao, sono Maria da Avella, volevo sapere da Lorenzo se Ardemagni è parte integrante di questo gruppo o si sente escluso. Un saluto a tutti e complimenti per la trasmissione. Questa è una domanda che ricorre, chiunque viene compagno di squadra ogni settimana di Ardemagni c'è questa domanda, perché naturalmente molti si interrogano sul momento che sta vivendo Matteo. Questo credo sia anche un segno di attaccamento al giocatore da parte della piazza. No, ma Matteo è un giocatore importante per la piazza e per noi. Noi cerchiamo in tutti i modi di farlo sentire bene, come abbiamo sempre fatto. Problema suo non siamo noi o il gruppo, il problema suo è che non è riuscito in questi mesi a trovare il gol, e per lui il gol è vita, quindi purtroppo sta soffrendo questa cosa, non è che sta soffrendo altre situazioni. D'altra parte è un attaccante che vive per il gol e purtroppo in questi mesi non è riuscito a farlo, quindi noi gli facciamo sentire tutto il nostro attaccamento, la nostra vicinanza per quanto possibile. Ok, c'è un altro tifoso al telefono, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Scusate la voce, ma ancora sono porto dietro i postumi della battaglia sugli spalti ieri ad Ascoli. Sì. Mi chiamo Felice, chiamo da San Benedetto del Tronto. Ciao Felice, prego. Ciao, allora intanto volevo fare i complimenti a Lorenzo, perché io ci avevo in testa lui già dall'inizio della partita, perché so che comunque è molto bravo. Mi sembra veramente anche un ragazzo serio, molto professionale, quindi speravo in lui e questa speranza è stata ben ripagata, quindi lo ringrazio perché veramente ha giocato come sa giocare. Infatti gli saranno fischiate spesso le orecchie in questo campionato, perché spesso e volentieri l'ho visto un po' nella gestione Novellino, l'ho visto molto, molto spento. A tratti mi sembrava anche molto sbogliato, però questo sicuramente riguarda un po' di situazioni dell'annata, insomma. Quindi intanto gli volevo chiedere se di essere molto sincero e dirmi se effettivamente l'arrivo di Foscarini ha portato anche in lui quella spinta motivazionale che serve per affrontare un finale di campionato così difficile. E poi volevo dire che la nostra partita loro l'hanno giocata bene in campo,
ma anche noi tifosi l'abbiamo giocato alla grande, perché siamo andati in uno stadio difficile e veramente quei 500 che c'erano hanno dato proprio tutto il loro calore e tutta la loro forza. Quindi anche questo è un aspetto importante per tutti i tifosi dell'Avellino. Grazie Felice. Grazie, grazie a voi. Ti faccio rispondere subito da Lorenzo. Come è cambiato, se è cambiato, Lorenzo Laverone da Novellino a Foscarini? Ma innanzitutto ci tenevo a dire una cosa. Io Novellino devo solo ringraziare, perché con lui io ho fatto 3 gol che non l'avevo mai fatto in una stagione. Ho fatto diversi assist, ho sempre giocato e quindi devo solo ringraziarlo. Svogliato, ma penso che non sia una delle cose che mi appartenga, anche perché sono uno che, messo in un ruolo, in un altro, di qua, di là, cerco sempre di dare il massimo in ogni posizione. Quindi ovviamente magari se la squadra paga un certo momento di forma, di risultati e di gioco, ovviamente ne risento anche io che faccio parte di questa squadra. Quindi non è... Foscarini ha portato le sue idee, mi trovo bene anche con lui certamente, però insomma io mister Novellino lo ringrazierò sempre, perché comunque non ci dobbiamo dimenticare che l'anno scorso abbiamo fatto un miracolo sportivo anche grazie a lui. Allora, che bella questa carrellata di gol ed assist, ma in fondo tu hai già vinto quando hai scelto Avellino. Forza ragazzi, ricordate che non esiste ostacolo che non possa essere superato da una ferrea volontà, scrive Silvana da Salerno. E poi i tifosi faranno la loro parte, ma i calciatori dico di vincere la partita con lo Spezia nel sottopassaggio. Questa è una leggenda che ritorna ciclicamente. Bisogna far capire a Granoce e soci che non è aria, questo lo possono fare solo i calciatori, come fece Zito nella partita che vincemmo in casa con il Bari qualche stagione fa. Si narra, ecco appunto, una leggenda che diede il meglio di sé, ma insomma le motivazioni, credo Lorenzo, ci siano indipendentemente poi dall'ambiente che trova la squadra avversaria, perché poi bisogna essere sempre, no, nella correttezza, nei margini, nei limiti della correttezza. Però le motivazioni credo che siano evidentemente superiori le vostre rispetto a quelle dello Spezia. Poi sentiremo anche il collega Ligure cosa ci dirà della squadra spezzina, però credo di non sbagliare, no? No, sicuramente le motivazioni devono essere diverse. Devono essere l'arma in più, nel senso dobbiamo farla noi la partita, dobbiamo vincerla, non, al di là di tutte le cose che si narrano. Sì. Senti, torniamo un attimo sulla partita di ieri con le pagelle di Marco Festa, che trovate anche sul sito ottopagine.it, le vediamo, così chiudiamo, anche se già ci siamo inevitabilmente proiettati allo Spezia, chiudiamo la parentesi Ascoli. Radu 6, Laverone 6 e mezzo, Ngawa 6, Migliorini 6 e mezzo, Marchizza 6, Vaiusci 5 e mezzo, Wilmots 6 e mezzo, Di Tacchio, Molina 7, Gavazzi 6, Castaldo 7, subentrati Moretti 5 e mezzo, Bidaui 5, Kresic senza voto, Foscarini 7. Chiedo al direttore una valutazione su queste pagelle. Ma devo dire la verità che Marco è sempre preciso, difficilmente mi trovo in disaccordo con le sue valutazioni, che è sempre molto attento, preciso, e gli fa onore perché lo fa con obiettività e senza condizionamenti o interessi particolari. Grazie, dottore, grazie. Quindi le pagelle di Marco Festa le facciamo commentare anche dal diretto interessato. No, ringrazio ancora il direttore, però sicuramente ieri quello che va rimarcato è la prestazione di Tacchio e Molina. Sono stati strepitosi davvero per impegno, per applicazione, ma ieri è stata una partita sostanzialmente in cui l'Avellino davvero ha ragionato da squadra in campo. Il set a Foscarini va dato atto, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, non era facile dopo una settimana così essere così lucido nelle scelte, e anche Wilmots lo ha ripagato alla grande. Poi è chiaro che ha pagato la condizione fisica del ragazzo, che non ha il ritmo partita, è uscito un po' stremato dai crampi, e soprattutto non è facile avere una gestione delle partite così condizionata da tanti accadimenti prima e durante la partita, infortuni e gli acciacchi. Sì, hai parlato di Wilmots. Allora, prima di andare in pubblicità ci sentiamo l'altro contributo di Taccone da Derby Serie B. Parla un po' a largo raggio di Wilmots, di Castaldo, di quello che ha detto
a Foscarini quando è arrivato qui ad Avellino. Sentiamo Taccone. Quando l'allenatore è venuto, io ho tenuto a precisare con lui, ho detto: caro mister, abbandona quello che abbiamo fatto fino adesso, abbandona le gerarchie, metti in campo chi tu ritieni che sia in quel momento più idoneo per dare sforzi e forza contemporaneamente alla squadra. E credo che lui l'abbia fatto abbondantemente, in maniera molto, molto tranquilla e molto decisa. Quindi su Wilmot, insomma, è un ragazzo sul quale ho scommesso all'inizio praticamente del campionato e credo di aver visto bene. Poi il tempo ci dirà se sono stato un buon profeta oppure, insomma, se la cosa possa nel tempo naufragare, ma non credo. Di Castaldo ho parlato con il presidente del Frosinone. Ci siamo visti così per chiacchierare del futuro, per vedere un po' se c'era la possibilità anche di fare qualche movimento di giocatori l'anno prossimo. E lui mi ha detto: Walter, se Castaldo non avesse quell'età, il primo giocatore che ti chiederei lo farei giocare fino a 50 anni. Questo non lo dico io, quindi questo fa capire che il ragazzo è un nostro punto di forza, indipendentemente dall'età, indipendentemente da tutto. Castaldo poi è veramente un leader in campo, è uno che trascina la squadra, il giocatore è quello che è, quindi è un giocatore che ha fatto 11 gol, è un vero leader, quindi io sono felicissimo che Gigi sia con noi e credo che il Avellino abbia bisogno di giocatori come Gigi. E allora, questo era Taccone su Wilmots. Mi sento di poter dire, ha detto il presidente Biancoverde, che è una scommessa vinta. Su Castaldo per me potrebbe giocare fino a 50 anni, condividendo anche un po' il pensiero del presidente del Frosinone Stirpe. Sì, Stirpe che gli ha detto, insomma, non fosse un po' avanti con l'età, lo farei giocare fino a... L'abbiamo ascoltato dalle parole del presidente Taccone. Insomma, sono Wilmots, il nuovo che avanza, e Gigi Castaldo che comunque... si conferma. Usato sicuro, va? Ma diciamo così, sicurissimo, direi, un giocatore straordinario Castaldo. Va bene, andiamo in pubblicità. A Cagliari, dopo il primo quarto d'ora del secondo tempo, Roma sempre avanti 1-0, il gol di Under. Dopo vi aggiorniamo anche sul finale della Scandone. A tra poco. Allora, rieccoci, ultimo segmento di 0825 di stasera. Abbiamo subito un tifoso al telefono. Buonasera. Buonasera, Angelo. Dunque, io voglio fare tre domande. Addirittura, allora, con chi parliamo innanzitutto? Sì. Sono Amedeo. Ciao, Amedeo, prego. Sì, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, Angelo, io faccio una domanda a te e poi una agli altri ospiti. Allora, a te, riguardo al campionato, alla fine del campionato, penso che l'Avellino attualmente l'unico vantaggio che ha effettivamente è giocare prima, perché giocando prima noi mettiamo pressione sia al Novara sia al Pescara, che non può perdere perché deve fare un punto perché vola a Venezia. E io sono convinto di questo, vedi quello che è successo con il Napoli, con la Juve, ogni volta che la Juve, sì, ha vinto il Napoli semmai dopo ha toppato. Voglio sapere tu che ne pensi. Poi volevo chiedere al direttore dello Schiavo, mi ha colpito una cosa che ha detto Cosmi ieri, una cosa che io condivido e ho fatto già un intervento del genere, e lui ha detto, ha assimilato l'Ascoli all'Avellino e ha detto: se Ascoli e l'Avellino non si scrollano il passato da dosso, non andranno mai avanti. Perché in effetti gli ultimi 5 campionati dell'Avellino, noi partiamo sempre dal fatto che è la piazza di Avellino, la piazza di Avellino dice che gli ultimi 5 campionati noi abbiamo fatto un ottavo posto, 3 salvezze sofferte, portiamo mediamente 3.000 spettatori allo stadio, non attraiamo sponsor, non è colpa ovviamente di Taccone, abbiamo più prestiti, appena facciamo una plusvalenza siamo costretti a vendere. Volevo sapere se effettivamente è questo il problema, che queste piazze devono scollarsi del passato. Poi volevo chiedere a Marco, noi secondo me siamo l'unica squadra che io non credo più oggi, anche alla luce dei risultati che sono successi, che ci siano partite combinate, questo fa vincere quello, noi siamo proprio l'unica squadra che dobbiamo non aspettarci un approccio morbido. Perché ti dico e ti chiedo a te? Perché dopo essere stati sempre nell'occhio del ciclone, è Catania, è Modena, è Catanzaro, sì, siamo proprio l'ultima squadra che ci dobbiamo aspettare, da anche se fosse retrocessa la Ternana, e da lo Spezia un approccio morbido, perché vuoi che sia vero, vuoi che non sia vero, io penso che proprio l'Avellino è l'unica squadra che si può aspettare in questo momento
un approccio morbido. Volevo sapere tu cosa va ne... bene, grazie Amedeo, grazie. Allora, per quanto riguarda la mia risposta, sono assolutamente d'accordo con te. Per me è un vantaggio che l'Avellino giochi venerdì e non sabato come tutte le altre, perché può andare in campo non sapendo ancora le altre cosa hanno fatto, e viceversa le altre faranno i conti con il risultato dell'Avellino. Dici bene quando dici che psicologicamente giocare prima è un vantaggio, e facevi giusto l'esempio del Napoli, che sicuramente ha perso il campionato non solo per quello, ma anche, secondo me, buona parte con i condizionamenti sulle sue partite dei precedenti risultati della Juventus, che poi tante volte sono arrivati anche in maniera piuttosto rocambolesca e quindi hanno davvero demoralizzato i giocatori del Napoli. Per cui un vantaggio giocare prima. Faccio rispondere prima il direttore sulla considerazione che faceva, anche quella secondo me piuttosto giusta, di non cullarsi sempre troppo sul passato, e poi Marco, direttore. Ma sicuramente ricordare quegli anni fa piacere, soprattutto per uno come me che ha iniziato a lavorare con l'Avellino in Serie A, quindi sono 10 anni indimenticabili e nessuna squadra neopromossa di provincia come l'Avellino è riuscita a fare la stessa negli anni di storia calcistica. Però, come diceva giustamente Marco, mi sembra... Amedeo. E come ha detto pure Cosmi, uno non deve guardare al passato, perché quel passato è un passato... che è stato caratterizzato da un'epoca particolare. Un altro calcio, un'altra forza economica, dove c'era più equilibrio tra le squadre. Assolutamente. E quindi è stato un miracolo che è stato vissuto da tutta la provincia, da tutti i tifosi dell'Avellino sparsi in Italia e nel mondo in modo fantastico. Però oggi i tempi sono cambiati e quindi non bisogna guardare, ma scrollarsi addosso quel passato e vivere per quella che è la realtà attuale. Perché adesso, anche all'epoca, Avellino portava allo stadio pure 40.000 persone. Mi ricordo che un anno c'avevamo 17.000 abbonati, e c'avevamo abbonati nella provincia di Bari, di Campobasso, di Benevento, di Salerno, di Foggia. Oggi questi numeri sono irripetibili, perché sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, ci sono le televisioni, e quindi... La realtà è questa, uno deve concentrarsi su questo tipo di realtà e ricordare il passato come fatto bello, piacevole e indimenticabile, però la realtà oggi è questa. Assolutamente. Marco, invece, su quell'approccio morbido di cui parlava? Ma io sono perfettamente d'accordo, cioè il discorso è che in termini di motivazioni, anche nel corso della partita, qualcosa, ad esempio la Ternana potrebbe lasciarlo andare, ma sicuramente non di partenza, e non è scontato, questo è ragionissima. Amedeo, bisogna vincere queste partite, perché poi tutti i calcoli che si fanno vanno assolutamente vanificati. No, ma bisogna assolutamente interpretare, ma io non credo però per fattori esterni, contingenti, per vendette trasversali, per i casi relativi al calcio scommesse, ai presunti illeciti e via discorrendo, ma semplicemente perché la Serie B dimostra che non c'è una partita scontata, nemmeno le ultime lo sono. Bisogna imporle le proprie motivazioni, che sono sulla carta maggiori e possono fare la differenza. Assolutamente. L'approccio alla determinazione è fondamentale, perché basta ricordare proprio un episodio dell'Avellino di qualche Padova, anno fa. Padova, esatto, lo stavo citando una io. Una squadra retrocessa, 2014, l'Avellino, sì. Quella partita, si giocava ancora i playoff. Si giocava i playoff con la vittoria e perse i playoff, quindi l'approccio è fondamentale. Però penso che loro sono coscienti e consapevoli di tutto ciò, e quindi in occasione del genere non se la faranno scappare. Sì, assolutamente. Altro tifoso, buonasera. Buonasera, sono Michele, chiamo da Salerno. Prego Michele, salve. È la prima volta che chiamo, quindi... Ci fa piacere. Saluto tutti quanti, sì. Specialmente la Verona, sì. E lo ringrazio specialmente per il secondo gol che fece a Cittadella. Mi fece perdere qualche anno. Michele, perdonami, ma sì, tu sei tifoso? Sei tifoso della Salernitana o dell'Avellino? No, dell'Avellino. Ah, okay. 50 anni che sto qua, okay. Però sono sempre legato alle radici. Ok. Ringraziando sempre tutti i salernitani che mi ospitano, per carità. Sì. Comunque, volevo dire questo. Senza fare tanti calcoli e calcoletti, noi ci dobbiamo concentrare solo sulla partita Perugia-Novara. Mi spiego, fermo restando che noi dobbiamo arrivare a 48. Se il Novara non vince a Perugia, massimo può arrivare a 47, giusto? Sì. E
giusto, no? Sì, se non se pareggia va a 44, al limite con un'altra vittoria va a 47, sì. L'Ascoli che sta insieme a noi può arrivare a 48 come noi. Esatto. E se la vedrebbero, Ascoli è il Novara, quindi noi ci dobbiamo concentrare solo sulla partita di Perugia. Assolutamente. Poi tutti gli altri calcoli non ci interessano. Sì, però sì, no. Fermo restante che dobbiamo vincere noi tutte e due le partite. E poi logicamente se malauguratamente il Novara vince a Perugia noi dobbiamo fare tutti quegli altri calcoletti, se no basta concentrarci solo su quella partita e vincere le nostre due partite e ripeto augurandoci che non vinca il Novara a Perugia. A Perugia. E siamo a posto. Abbiamo sottolineato anche noi partita, questo aspetto. Sì, è vero. Quindi ho chiamato appunto per... anche per forse qualcun altro, gli altri non ci avevano pensato, quindi li voglio un po' far concentrare solo su questa partita e basta. Va bene, grazie Michele. Saluto ancora a tutti. Grazie. Continua a chiamarci e a guardarci. Sono Giusi da Pago del Vallo Lauro. Saluto tutti i presenti in studio. Volevo fare una domanda a Lorenzo Laverone. Quanto è convinto in percentuale lo spogliatoio di raggiungere la salvezza e se sono carichi? Grazie. Carichi siamo carichi, sicuramente. La convinzione c'è ed è massima, perché comunque se non siamo convinti neanche noi di potercela fare possiamo andare a casa, quindi convinzione e consapevolezza di potercela fare. E poi alle parole bisogna far corrispondere pure i fatti, quindi dobbiamo andare in campo per vincere la partita, non a chiacchiere ma insomma con una certa determinazione. Ok, abbiamo in collegamento telefonico il collega Enrico Lazzeri, non ancora, collega di La Spezia. Intanto chiedo anche alla regia di ascoltare preventivamente questi due WhatsApp audio che sono arrivati per eventualmente ascoltarli poi anche in studio in diretta. Ciao a tutti in studio e a Laverone, peccato la prossima non ci sarà, oggi il risultato del Cesena non ci voleva e domani la Cremonese può avere una partita facile visto che l'Empoli ormai è in Serie A, a presto, dice Carmine. Secondo te Empoli-Cremonese, direttore, che partita può essere domani? Ma io penso che l'Empoli comunque non mi sembra una squadra che fa regali, vuole onorare fino alla fine del campionato, poi ci stanno giocatori che vogliono continuare sul... Caputo, Donnarumma, vogliono continuare a segnare. A fare gol, perché comunque ne va di un prestigio, anche, di prestigio e resta negli annali di storia per i gol che hanno fatto quest'anno, quindi non credo che sarà una partita. Poi la Cremonese, se mi sbaglio, è pure falcidiata da parecchie assenze, pure pesanti, quindi... certamente non sarà una partita semplice, poi ripeto, io non credo a tutto il retropensiero di partite che scontate perché è il finale di campionato, perché non ci sono più motivazioni. Lo stesso monito lo faccio riguardo alle due partite dell'Avellino, di non sottovalutarle, perché comunque sono squadre che possono non chiedere niente più al campionato, però nello stesso tempo trovare giocatori che hanno tutto l'interesse di mettersi in mostra. E di fare la loro partita. E allora, a proposito di mettersi in mostra, Marilungo e Gilardino con una doppietta ieri si sono messi in mostra, e come, contro la Provercelli, Spezia Provercelli 5-1. Possiamo vedere anche le immagini della partita, salutando il collega Enrico Lazzeri, direttore di un sito web. Adesso vediamo subito il sottopancia, speziacalcionews.it. Ciao, buonasera Enrico. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Allora, qui si fa un gran parlare di una partita da non sottovalutare, il cui risultato non sarà scontato perché lo Spezia aritmeticamente è anche fuori dai play-off. Però, insomma, ieri questo trattamento alla Provercelli, che ancora si giocava le residue chance di salvezza, lo Spezia non ci ha pensato proprio a riservarlo ai piemontesi, sommersi di gol. Ma assolutamente, come dicevi tu, non è stato e direi nemmeno nella partita precedente in casa con la Cremonese lo Spezia aveva fatto sconti, visto che nonostante allo Spezia bastasse magari anche un punto solo per mettersi un po' con le spalle al muro a livello di salvezza,
La formazione di Mandolini era stata rimandata a casa comunque con una sconfitta, anche se solo con una rete al passivo. Sì, lo Spezia se l'è giocata come ha giocato sinora tutte le partite. È stato un po' criticato lo Spezia di Pescara, che è sembrato troppo mollo ai tifosi, ed è per questo che poi la squadra ha reagito, perché l'imperativo di Mister Gall è quello di concludere al meglio l'annata, al di là della non qualificazione ai playoff. Ricordiamo che per lo Spezia è la prima volta dopo tantissimi anni che non accede ai playoff, e quindi evidentemente la tifoseria non è molto contenta, anche se si sapeva che quest'anno poteva essere un anno di transizione, mettiamola così, e quindi si poteva non andare ai playoff. La coppia Girardino Malinugo di cui parlavi tu, sì, ha fatto benissimo, ma probabilmente proprio a mettersi di mezzo tra i playoff e lo Spezia è stato proprio sono state proprio le poche partite giocate da Alberto Girardino, solo 11 in totale, con 6 reti all'attivo. Evidentemente, se moltiplichiamo già solo per 2 e quindi magari raddoppiamo le presenze, si potrebbe vedere quanto Girardino avrebbe potuto incidere sullo Spezia, soprattutto proprio con le squadre di bassa classifica con le quali lo Spezia ha faticato, invece al picco, però non riuscendo ad ottenere tante vittorie che hanno fatto sì che lo Spezia rimanesse lontano dai playoff. Sì, allora vediamo l'11 che ieri Gallo ha contrapposto alla Pro Vercelli, anche con l'aiuto della grafica. Allora Manfredini in porta, De Col, Capelli, Gianni, Augello, poi Juande davanti la difesa, Maggiore e Pessina sui lati, De Francesco alle spalle di Gilardino e Marilungo. Rispetto alla formazione di ieri, ti chiedo Enrico se già è possibile tracciare una probabile formazione di venerdì qui al Partenio. Guarda, allora rispetto alla partita prima, dove l'attacco era stato invece completamente diverso, perché avevano giocato Granocce forte davanti, sì, ma era una partita infrasettimanale, quindi evidentemente il mister aveva tenuto anche a riposo i due, tra virgolette, titolari, se vogliamo chiamarli così. Bisognerà capire come sta Girardino, soprattutto perché il problema suo è che non riesce molte volte a giocare due partite di seguito per i problemi fisici che ha. Però se dovesse essere a disposizione il mister potrebbe anche confermare questo tipo di attacco. Per quanto riguarda il resto, direi che potrebbe rientrare forse Terzi dietro, e quindi rientrerebbe al posto di Capelli, formando, sì, la coppia di titolari, diciamo, Terzi e Gianni. Rientra poi Lopez dalla squalifica, bisognerà vedere se il mister confermerà Augello sulla fascia sinistra o reinserirà nuovamente Lopez. Per quanto riguarda adesso, credo che il centrocampo potrebbe anche essere quello, visto che è andato anche abbastanza bene, però Mora, quando è entrato nel secondo tempo, ha fatto bene. Mora, che qui era atteso a farci fare un salto di qualità nel giro di ritorno, visto che era stato uno dei pilastri della SPAL l'anno scorso. Purtroppo per lui però non è riuscito a dare questa spinta al centrocampo spezzino, e quindi è stato tenuto fuori nell'ultima gara, ma potrebbe rientrare al posto di Maggiore, al limite formare con Pessina e Wande il centrocampo ad Avellino. De Francesco credo che possa essere tranquillamente confermato, perché in questo momento, stante le assenze di Palladino e Mastinu, che sono gli altri due trequartisti, lui evidentemente probabilmente giocherà titolare anche ad Avellino. Va bene, allora grazie ad Enrico Lazzari. Insomma, troveremo uno Spezia, Enrico, giusto una battuta finale, troveremo uno, sì, Spezia tutt'altro che dimesso qui al Partenio venerdì? Guarda, ripeto, la squadra vuol finire bene, perché quando ci sono state prestazioni sottotono il pubblico si è comunque arrabbiato, e qui insomma è ovvio che si gioca fuori casa, quindi un conto è giocare al picco, dove comunque la squadra deve dare il 101%, sì, perché altrimenti la gente si arrabbia. Un conto magari a giocare fuori contro una squadra che si gioca tantissimo in chiave salvezza, ma non credo che vedremo ad Avellino uno Spezia dimesso, questo assolutamente no. Uno Spezia che si giocherà assolutamente la sua partita, poi se la giocherà al 101% o al 90%, questo non lo so, bisognerà capire anche l'atteggiamento dell'Avellino. Assolutamente. Ma certamente lo Spezia farà la sua partita. Grazie, ricordo bene la partita col Pescara di cui parlava prima Enrico. Lo Spezia prese 2 gol in 20 minuti, poi anche un terzo, e nel finale però per poco non la pareggiava, da 3-0 a 3-2. Leggo un messaggio: 2 vittorie senza se e senza ma. La Verone ha ammonito, salta lo Spezia, ma fa il gol salvezza a Terni.
un po' come quello a Pisa l'anno scorso. Magari. E poi, allora, speriamo che tutto possa finire nel miglior modo possibile, tutti i giorni a fare calcoli, ansia che sale ad ogni partita. Quello che mi sta dando questi colori non lo provo per nessun'altra cosa al mondo, sempre forza Avellino. Stefano di Avellino, l'amico che si firma anche come Oronzo Canà, seguo quasi tutti gli allenamenti, sempre presente al Partenio. Insomma, è una malattia, scrive Stefano. Stefano sempre presente davvero, al 100%. Allora Lorenzo, questa partita con lo Spezia, innanzitutto come bisogna approcciarla dal punto di vista caratteriale, considerando, abbiamo visto prima lo schieramento, una squadra che lì davanti ha Granoce, Marilungo e Gilardino, quindi non bisogna sottovalutare nessuno, c'è un campione del mondo, probabilmente sarà in campo, le motivazioni faranno la differenza, mi sembra di capire anche dalle parole del collega di La Spezia, no? Eh sì, quello per forza, non dobbiamo sottovalutare lo Spezia, perché comunque ha giocatori di qualità davanti e sicuramente verrà qua senza fare regali, questo è sicuramente così. Quindi l'approccio nostro alla partita sarà determinante, dobbiamo far prevalere le nostre motivazioni, che sono quelle sì sicuramente maggiori alle loro. Stiamo facendo troppi calcoli, bisogna solamente vincere, non pensiamo al Novara e alle altre, devono scendere in campo con gli occhi della Tigre. Un saluto alla Verona e a Marco Festa, scrive Grazia da Benevento. Altri due tifosi mi chiedevano se preferisce essere impiegato come difensore o come esterno più alto. Come terzino, sì. Come terzino, quindi prediligi, diciamo, la fase difensiva, senti di poter dare di più. In fase difensiva, oh, una domanda inedita. Sono stati in due a chiedere questa stessa domanda. Intanto tra poco ascoltiamo i due WhatsApp audio, poi le conclusioni con il direttore, con Marco Festa. Intanto però l'ultima telefonata. Buonasera. Pronto? Buonasera, sì. Sono Luca. Ciao Luca. Niente, in effetti avete detto quasi tutto voi, però io quello che ci tenevo a dire, che a me dispiace molto le due partite col Frosinone e il Cittadella, perché erano due partite che potevamo tranquillamente pareggiare. A questo punto avremmo avuto qualche punto in più e chiaramente qualche altro conto avremmo fatto diversamente. Che cosa dite? Niente, chiaramente farà gioco in queste due partite le motivazioni, però io penso che lo Spezia, non avendo nulla da perdere, verrà molto, diciamo, non credo rilassato, ma verrà, diciamo, con la mente serena, nel senso che comunque faranno la loro partita. E poi anche la partita di Terni non la vedo una partita, diciamo, che anche se magari sono retrocessi, perché Terni è stato sempre un campo molto difficile per noi. È chiaro, bisogna aspettare anche sulle altre partite, così, sui risultati che faranno. Per quanto riguarda l'Empoli, io penso che ormai là sarà una grande partita, da un 3-4 che magari faranno fare il capocannoniere sia a Caputo che all'altro, lì a Donnarumma. Quindi sarà una partita molto aperta, con molti gol, ne sono sicuro. E niente, per quanto riguarda la Verona, io ricordo che quando giocò a Salerno si parlava di lui e Vitali, che erano i migliori terzini della Serie B, e penso che tutto sommato così è. Però voglio dire, non so come mai poi la Verona sia andata in dissenso con la società della Salernitana, perché so che poi mi sembra che delle promesse siano venute a mancare da parte del presidente Lotito. Va bene. Auguro un buon finale e speriamo in bene. Grazie Luca. Sulla parentesi salernitana non ci torniamo con Lorenzo. Oggi sul Corriere dello Sport l'allenatore della Ternana parlava di fare due vittorie per agganciare i play-out. Quindi non culliamoci su una Ternana morbida, scrive questo telespettatore. Poi un altro... Dico sì, però non è che poteva parlare di cose diverse. Se il Novara vince a Perugia, Avellino nei play-out. Se il Novara non vince a Perugia, Avellino salvo. Ricordatevi che l'anno scorso ci ho preso in pieno polemizzando persino con un giornalista, premettendo che l'Avellino doveva perdere a Salerno, concentrandosi poi nella gara con Latina. Scrive Carmine da Nocera Superiore. Buona serata. Forza Lupi. Ascoltiamo i due WhatsApp audio. Il primo... Spero che tutti i ragazzi si impegnino venerdì sera a giocare questa gara importante per noi, e riempiamo tutti gli partenio, anche se si paga 2 euro, la gente deve venire allo stadio, anche se si pagava 20 euro, perché devono rispondere all'appello dei ragazzi, tutti allo stadio,
perché anche se si paga 2 euro devono venire allo stadio. Penso che torneranno tutti allo stadio. Questo era il primo, abbiamo subito la possibilità di mandare anche il secondo, chiedo alla regia. Buonasera a tutti, sono Alessandro dal club di Ariano A399. Il pareggio di Ascoli per me, a mio avviso, può anche andare bene, considerando comunque diciamo che giocavamo fuori casa contro la diretta concorrente, squadra abbastanza pure insomma dura da affrontare. Il pareggio può anche starci, però adesso ci manca la vittoria, adesso si deve vincere, i 3 punti mancano dalla partita vinta col Perugia, quindi 2 vittorie, questo chiedo alla Verone e gli chiedo l'ultimo sforzo a lui e tutta la squadra di farsi portavoce, di dare queste 2 partite tutto quello che ha la squadra per farci contento, per darci questa benedetta salvezza, 2 vittorie e possiamo festeggiare questa salvezza. Quindi faccio un appello a tutti i tifosi di riempire il Partenio e insomma di vincere queste 2 partite. Allora grazie agli amici di Castel San Giorgio e ad Alessandro, il tifoso di Ariano, del club di Ariano. Direttore, una vittoria nelle ultime 13, quella contro il Perugia, quella bella prestazione contro il Perugia. La possibilità, la capacità di trovare gli stimoli giusti per vincere 2 partite su 2, le ultime, le più importanti. Quante chance dai all'Avellino per venerdì? No, beh, chance tutte, anche perché sono quelle partite da dentro fuori, quindi non ci stanno prove d'appello oppure fare calcoli di classifica. Cioè sono le partite che diciamo si possono alla fine determinare una stagione in senso positivo e in senso negativo. E dato che adesso il pallino ce l'ha in mano l'Avellino, sarebbe assurdo sprecare un'occasione del genere. Io credo che ci sono tutti quanti i presupposti per fare bene, l'importante è non sottovalutare l'avversario, perché non ha niente da perdere, quindi vengono con la mente sgombra, ed avere quell'approccio dall'inizio di determinazione da far capire subito che non è aria per gli avversari, certamente non nello spogliatoio della prepartita, perché andando anche fuori quello, i limiti, esatto. Anche quello erano casomai atteggiamenti, comportamenti che in passato si tolleravano, oggi purtroppo in tutti i controlli che ci sono sia da parte degli organi federali che da parte delle forze dell'ordine sono praticamente non sportivi. Assolutamente. Marco, aggiornaci anche un po', prima ti chiedevo delle condizioni di Pecorini, chi potrebbe essere arruolabile per venerdì? Pecorini è... D'Angelo anche. D'Angelo domani rientra in gruppo con Cabezas, poi da valutare il loro impiego. Pecorini è anche lui recuperato, però è chiaro che essendo stato vittima di una recidiva per quanto riguarda il suo problema muscolare, credo che Foscarini vada a ponderare con grande attenzione il suo eventuale utilizzo. E allora per sopperire all'assenza di Lorenzo sulla destra, o Scalangawa o gioca Gavazzi, oppure nel caso in cui Pecorini dovesse farcela giocherebbe lui, ma credo che attualmente la soluzione più percorribile sia quella di Ngawa. Poi bisogna un attimo valutare il modulo, se confermare questo 4-1-4-1 che è diventato un 4-3-3 oppure tornare al 4-4-1-1 assetto casalingo con Morosini, che credo abbia ottime chance in tal caso di partire dall'inizio. Credo che sarà fondamentale l'approccio sicuramente, e magari cercare di sbloccarla subito Angelo, perché poi queste sono partite che altrimenti con l'andare dei minuti rischiano di diventare un po' drammatiche dal punto di vista psicologico, quindi sicuramente una partenza bruciante sarebbe auspicabile. Ricordiamo anche quella dell'anno scorso con il Latina, un Latina già retrocesso che fece vedere le streghe all'Avellino andando in vantaggio con il gol di Insigne, poi nel finale la recuperarono Arde Magni e Gigi Castaldo. Chiedo alla regia il finale della partita della Scandone, se è possibile. Nel frattempo 6 minuti di recupero a Cagliari con la Roma che resiste sempre 1-0, resta per ora il gol di Unterma. Il Cagliari sta facendo soffrire la Roma e la Scandone ha vinto a Bologna, difendendo così, blindando il quarto posto prima dei playoff, vittoria 70-64 contro la Virtus. Allora ci andiamo ad ascoltare per chiudere l'ultimo
contributo del presidente Taccone che disegna qualche scenario sul futuro societario. Poi in un flash commentiamo quest'ultimo passaggio di Taccone. Io sono innamorato di questa squadra, sono innamorato di questa città, sono innamorato di questi colori, quindi partecipo come loro a queste sofferenze. Quindi non devono vedermi come un alter ego i miei tifosi, mi devono vedere come uno di loro. Se potessi andare in curva a fare il tifo per l'Avellino, andrei in curva, non me ne frega niente di stare in tribuna d'onore, francamente. Io andrei lì in curva a fare il tifo con loro. Insomma. Quindi questi dissapori, queste presunte situazioni nei confronti di alcuni tifosi, veramente lasciano il tempo che trovano. Ma gestione futura dell'Avellino non è detto che la debba fare solo io o da solo io. Ma come vi ho detto, io non vado via, quindi io parlo di gestione dell'Avellino indipendentemente da chi sarà poi il capo, sarà il secondo, cioè ci sarà un generale, ci sarà un colonnello, ci sarà un tenente, un capitano e così via, insomma. Quindi voglio dire, io non ho detto che devo essere io il generale, però sicuramente parteciperò a quel discorso futuro per cambiare la mentalità dei giocatori, dello staff tecnico, per fare in modo che si compenetrano con la realtà che rappresenta l'Avellino, la squadra, la città, la provincia e tutto quello che sapete, insomma, sicuramente. E allora abbiamo sentito il presidente Taccone, se restiamo in B vado avanti, questo insomma mi sembra il succo, no? La sintesi, Marco, quindi si è momentaneamente arenata la trattativa con l'Italpol? No, più che arenata assolutamente. Una fase di stallo? No, è chiaro che è stata legata questa trattativa alla permanenza in Serie B, lo hanno fatto capire più volte i Gravina ed è questa la situazione. Nel corso di questa telefonica tratta da Derby Serie B sottolineava Taccone anche l'importanza di mantenere la categoria per evitare scenari negativi altamente per l'Avellino e potenzialmente non li ha definiti lui catastrofici, ma ha detto per scenari che non voglio nemmeno stare a pensare. Sì. Quindi assolutamente è chiaro che questa categoria va preservata e mantenuta anche per il futuro dell'Avellino, è inutile girarci intorno e quindi assolutamente bisognerà andare a blindarla questa salvezza che è troppo troppo importante. Comunque, da solo o con qualcun altro, il presidente Taccone ha assicurato che in caso di mantenimento della categoria andrà avanti. 37 presenze, ti fermi sul più bello, ma speriamo sia solo uno stop momentaneo e che a Terni tu possa essere decisivo, come diceva un telespettatore. Grazie a Lorenzo Laverone. Grazie, grazie a voi. Grazie al direttore Antonio Lo Schiavo. Grazie a voi. Grazie a Marco Festa. Grazie Angelo, buonanotte ai nostri telespettatori, grazie a tutti. Grazie in regia a Aldo Fenizia e Giuseppe Andrita, alle camere in studio Amato Di Sunno, ai montaggi Enrico Coppola. 0825 torna domenica prossima, arrivederci.